Ciao ragazzi, eccoci qua dal Pinkfield Fishing Team. Siamo per fare l'unboxing del giorno, il panchetto della Colpo. Ora lo apriremo assieme e vedremo di recensirlo un po' e farvi vedere com'è questo panchetto da feeder che può essere usato anche per rubesiene e pesca alla passata. Apriamolo. Si ricorda che questo panchetto costa circa sulle 130 euro. Non ha nessun accessorio, però questo panchetto si può comprare degli accessori che possono essere universali per tutti i panchetti, con una spesa con panchetto finito su circa 630 euro. Vediamo qua cosa mi hanno mandato. Niente, qui c'è una cosa del sito dove hanno mandato. Ok, apriamo questo panchetto. Allora, nella scatola troviamo il panchetto, logicamente. Lo togliamo, qua poi abbiamo anche, questo lo mettiamo via. Allora, apriamolo. Allora, il panchetto è un Handy Comfort della Colpo con il telaio in alluminio abbastanza robusto, gambe da 25 mm che sono posizionate qua sotto. Sono regolabili e possono aderire su qualsiasi terreno con questi piedi ergonomici e praticamente niente, sono il portaoggetti è 40x30x13. Adesso ve lo faccio vedere. Faccio vedere il panchetto, ha la seduta in gel, è molto comodo, eccolo qua. L'apertura è il vano dove uno ci può mettere dentro, insomma, tutti i vari minuteria, pasture e attrezzature che si portano per la pesca. Devo dire che il panchetto è molto comodo, sembra molto comodo da vedere così. Qui ha i fermi e poi vabbè, ci sono con questi pernini autobloccanti che si infilano qui di lato in alluminio. Le chiusure sono abbastanza, risultano abbastanza facili. Logicamente non bisogna stare attenti a non chiudere dentro anche la tracolla, che è di tracolla. Con 9,90 ho visto che c'è il portacanna da attaccare qua e con ulteriori 15 euro lo schienale. Lo potete trovare su Pesca all'Occasione o sui siti tipo Piscor, ma molto probabilmente in questo periodo su Pesca all'Occasione è in sconto. Andate a vedere. E ha questa pratica maniglia, ripetiamo le grandezze, sono 40x30. Allora, 40 di larghezza, 30 di profondità e 13 di altezza. Ci stanno abbastanza cose, bello profondo, è fatto di buoni materiali, è un alluminio leggero, non è ingombrante, te lo puoi mettere sia a tracolla che portarlo così a mano e la seduta è abbastanza comoda in questo gel siliconico, molto comodo. Niente, possiamo dire che nell'insieme è molto pratico e non è neanche con una brutta estetica. Le gambe si tolgono da qua dove hanno i loro ganci, eccole qua, che poi sono regolabili in base all'altezza che uno vuole mettere. Hanno questi fermi, diciamo, con questa plastica leggermente leggera, ma secondo me è abbastanza funzionale e ottima spesa, poca resa, ottima spesa. Con poca spesa hai molta resa, perché comunque questo panchetto ha un valore di 60 euro, con lo schienale e il portacanna non arrivi a 100 euro, quando diverse marche di altri panchetti vari, dalla Trabuco alla Maver, eccetera, eccetera, spendi molto di più di 100, 200, 150, 200 euro. Questo qui per iniziare come base di pesca con il primo panchetto è ottimo, ottima qualità-prezzo. E dal Pink Feeder Fishing è tutto, ve lo mostreremo poi in pesca. Questo qui era solo l'unboxing del giorno e grazie a tutti.